siamo stati invitati in Sicilia per il carnevale di Cattafi e quindi causa tecniche, logistiche, purtroppo vi chiedo anche scusa che non abbia portato i figuranti oppure i nostri cimieri, come diceva prima la professoressa, che sono molto belli perché stiamo ancora finendo di ultimare. E, per quanto riguarda il carnevale, come è stato detto diciamo prima dai professori, il nostro è più un gruppo che si chiama i Mazzaroni, che sono capeggiati da due pulcinelle. E, questi Mazzaroni diciamo, si contraddistinguono per il loro copricapo, i cimieri, che ogni anno vengono modificati. Per tradizione di schiavi non si possono, cioè, quello dell'anno prima va bene, però quello dell'anno dopo non si può vedere fino al giorno del carnevale, della sfilata di carnevale. E quindi anche per questo quest'anno purtroppo non vi ho potuto portare a visionare questi cimieri. E, diciamo, la Pulcinella fa parte di questo gruppo dei Mazzaroni come capo dei Mazzaroni, che porta, che li comanda. Questo gruppo di persone viene comandato dalla Pulcinella. La Pulcinella comanda su tutto nel nostro carnevale, da cosa, quale ballo fare, da cosa dire, quale canti fare, quando andare via, quando arrivare in una casa, comanda proprio su tutto. Scusa, ma la Pulcinella è una pulcinellessa, un maschio? Un maschio, un maschio. Allora la Pulcinella. No, detto la fine. Però non la chiama la Pulcinella, è sempre stata chiamata la Pulcinella. Ma guarda. La Pulcinella. E si distingue, a differenza dei Mazzaroni, anch'essa dal cimiero, che è diversa, fatto diversamente, una forma diversa, più grande o più piccolo, cioè totalmente diverso. Si differenzia su queste cose qua e la Pulcinella ha una, chiamiamola vulgarmente, una mazza, che è segno di prosperità, che in qualsiasi casa abitazione va, porta prosperità alle famiglie che vanno a trovare, rallegrandoli con balli, con canti, fuori tutto. Quindi diciamo la figura, come avete detto voi prima, professore, la nostra Pulcinella di montagna è un po' atipica. Non è proprio la classica Pulcinella vestita bianca con la faccia nera. La nostra è più una colorata che porta allegria. È atipica, io la chiamo una Pulcinella atipica, la chiamo, per questo motivo. Quindi diciamo che, come posso dire, che questa figura dei Mazzaroni, questa Pulcinella, è proprio la divinità. Come è stato detto sempre da voi, professore, prima, una divinità è proprio rappresentata come da una divinità che comanda su tutto, su qualsiasi cosa da fare, qualsiasi cosa da dire. Cioè un componente del gruppo dei Mazzaroni non si può muovere se non ha il consenso della Pulcinella, detta sempre volgarmente, deve andare al bagno, deve chiedere permesso alla Pulcinella se può andare in bagno. È una figura già sacerdotale. Sì, è una divinità. No, è una figura sacerdotale, è un tramite. Sì, fa da tramite. È un sacerdote. Sì, cioè comanda. Amministra il amministra, sì, amministra qualsiasi cosa c'è da fare. Qualsiasi cosa fa questo gruppo dei Mazzaroni, dai canti, da un po' di tutto quanto, su tutto. È molto simile, diciamo, i copricapi, i cimieri, sono molto simili ai nostri compaesani di Castiglione, che territorialmente stiamo a due passi, quindi diciamo come tradizione è molto simile. Ma una cosa bella che devi dire, scusami se ti interrompo. Sì, prego, mi dica. Scusatemi l'emozione, ma sono alle armi. Alzatevi, professore, alzatevi per l'emozione. La cosa che lui deve dire, cioè importante, perché io per parlare 10 minuti non ho potuto allargarmi, però mi piace che ci sia poi, ecco, un contraddittorio, un riscontro. Io che li conosco, questi carnevali. La cosa bella del carnevale di schiavi d'Abruzzo, che peraltro non si rifaceva più, io ogni anno telefonavo e parlavo, alla fine sono 4-5 anni che si rifà, per ripresa fortuna, questa tradizione, grazie all'associazione schiavi d'Abruzzo. Grazie, infatti, ci vuole sempre poi l'associazione che Simo che metti lì, io faccio la pemaia. Io mi metto i lieviti, io vi inzeppo e dopo finalmente ogni tanto sei pure Castiglione. Castiglione per 10-12 anni non lo rifece. Fatto, sì. E io ogni anno stavo là, un po' a menare, un po' a blandire, alla fine è stato rifatto. E mo sono tutti orgogliosi, sta sul libro, sta sul carnevale, tutti i fotografi d'Abruzzo se vanno a fotografare, stanno dappertutto. E io sono orgoglioso finalmente, quindi adesso... Il bello del carnevale di schiavi, che rivela quello che dicevamo prima io e il professor Scafoglio, è che il volume di Giovanni Chezzi ci esprime, la figura sacerdotale, è che i Mazzaroni, che sarebbero i mascherati, i mascheroni, che è una,
è una devianza di mascheroni, mazzaroni, portano nelle contrade, guidati dalla pulcinella che suona un corno e porta la mazza, simbolo di fertilità e salute, suona il corno perché avverte... La mazza è chiamata sagliocca. La sagliocca, perché in dialetto la sagliocca sarebbe la mazza, quella che ti tira in testa. La sagliucca, in dialetto abruzzese, mo ti tira una sagliuccata, ti dice c'è una mazzata in capo. Quindi napoletano è mazzata, sagliocca, sì. E loro che fanno? Quando arrivano, perché schiavi d'Abruzzo è contraddistinto da più contrade, ne sono tante. Nove contrade, non sapevo quante. Quindi loro girano, forse girano a piedi, col pulmino adesso, contrada per contrada, sì. E avvisa la pulcinella quando stanno per arrivare i mascheroni, il mazzarone, con questo corno, ok? La contrada ha predisposto il rinfresco da bere, da mangiare, sì. Ogni cosa. Quindi immaginate, ma adesso si fa un rinfresco generale, prima si andava casa per casa. Casa per casa, infatti. Ma che cosa fanno questi mascherati? Questa è la cosa bella. Portano la danza del rinnovamento, che è anche questa, una danza tipica di schiavi. Sì. Si chiama la spallata. È una danza, è una saltarella... fa parte della famiglia delle saltarelle che a Castiglione chiamano zumbarella. Schiavi d'Abruzzo, lo dice il nome stesso, sono discendenti delle comunità serbo-croate. Tutto quello che si chiama schiavi, schiavone dal veneziano, sono di origine balcanica. Quindi loro hanno portato qualcosa che poi si è sposato al territorio abruzzese, ma come vi ho detto prima, nei Balcani ci sono le stesse figure. E c'è nella Slovenia una maschera molto simile ai mazzaroni, con le rose invece delle zagarelle, come vedrete Castiglione, solo la pulcinella è diversa, perché vedete è una figura sacerdotale. I mazzaroni ballano la spallata, che è una danza di riattivazione della fertilità e della vita. Quindi è come se la pulcinella, figura sacerdotale, portasse i germi della vita contrada in contrada che vengono accolti dalla comunità e loro danzano e ripristinano il colore, la bellezza e la fertilità. Questo è importante, perché questa di schiavi è proprio particolare rispetto alle altre tradizioni d'abruzzese, mentre quelli, a sto punto ve lo devo dire, le differenze. Quelli di Castiglione, sempre figure sacerdotali, che decidono, loro non hanno la mazza, Castiglione, come vedrete adesso, ha una frusta. La frusta che si chiama lo shkreaz, quella che veniva usata per fermare le bestie, me lo diranno loro, e organizzano loro le soste, e poi ve lo faranno vedere. Quelli di Arquata del Tronto, di questo paese, di una frazione di Arquata, di Acquasanta Terme, che si chiama Pozza e Umito, sono due piccole frazioni, loro sono velati di nero, è bellissimo, portano anche loro una rappresentazione, portano la morte, che viene tenuta al guinzaglio con una catena, il diavolo che viene tenuto al guinzaglio con una catena da un personaggio che rappresenta la morte. Loro sono quelli che tengono lontani queste figure dalla comunità. Quindi quando arrivano in una casa, loro non hanno né la frusta né la mazza, hanno gli spadoni, sono delle spade fatte da loro di legno tutte decorate, prendono le spade mano per mano, fanno un cerchio rituale dove dentro mantengono fermi la morte e il diavolo, che cercano di uscire, ma non escono perché sono mantenuti a bada da loro, che essendo figure sacerdotali, rinnovano la vita, tengono lontano il male. La cosa bellissima, che io li ho seguiti, loro vanno nelle case dove ci sono i moribondi per aiutarli a lasciare la vita, vanno a trovare i malati, ed è una cosa bellissima. Mentre quelli di Pescorocchiano, un'altra cosa ancora, loro che fanno? Loro vanno, come tutta la tradizione laziale, sabina,
del territorio abruzzese laziale, loro sono poeti a braccio. Quindi si sfidano vari gruppi per prendere possesso della frazione che vanno a visitare, perché anche lì siamo tipo schiavi, molte frazioni, si sfidano in ottave. Chi è più bravo a far zittire l'altro può partecipare al rinfresco, se no no. Quindi vedete come sono complesse, cioè io ho parlato poco proprio per non rubare tempo. Meno ma. Ma se ne è stato, però giustamente, perché sono differenti. Per fortuna ci sono qui quelli di Castiglione. Che adesso fare io portavo delle diapositive dei Mazzaroni. Vabbè.